Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qui perché abbiamo comprato un uovo di Pasqua. Così, diretta, cioè spoiler subito. Sì, ma voglio dire, no, ma quale uovo di Pasqua? Si sta avvicinando il coniglio pasquale. Zampetta, Zampetta è arrivato anche da noi. Però questo coniglio ha zampettato troppo. È stato preso, è stato incarcerato questo coniglio. È dentro le sbarre. Dietro le sbarre, perché si tratta di un coniglio pasquale. Non pasquale, ti preoccupa, conigli, no. C'è sta mare fuori. Pasquale di nome, Pasquale. È un coniglio pasquale, perché? Perché è di Napoli e fa parte di Mare Fuori. Perché allora, oggi abbiamo Pasquale, c'è sta mare fuori. Oggi abbiamo l'uovo di Pasqua di Mare Fuori. Magari così, con l'etichetta che la vediamo. Io non vedo l'ora di vedere cosa si trova all'interno di quest'uovo. Sto notando una cosa, mentre noi stiamo registrando questo video per YouTube, sì? Per esempio mi è capitato di guardare verso la live. Anche a me. Quindi per YouTube, perché stiamo registrando questo video mentre siamo in live su TikTok. Sì. Cioè, infatti quindi... stiamo leggendo nel frattempo i commenti dei ragazzi in live. È un inception. Ma ragazzi, io aspettavo questo momento da una vita, Finalmente l'uovo di Pasqua di Mare Fuori ufficiale. Allora, tu cosa vorresti trovare all'interno? Una piccola qualcosa premessa. Su Ciro Ricci. Io vorrei trovare qualcosa su Rosa Ricci, ovviamente. Lo dico anche su YouTube, secondo me mettere Nadiz e Chiatil in primo piano non ha avuto senso, perché la quarta stagione manco ci sono. E Rosa Ricci è messa così in disparte. Ma c'è anche Edoardo Girato, ma esatto. Perché? Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi su YouTube e anche su TikTok. Però ditelo una cosa di Rosa Ricci, che sia una collana, un l'unghio ratto di Rosa Ricci. L'unghio ratto, va benissimo, qualsiasi cosa. Però io comincio a togliere la carta. Scrivete nei commenti se avete comprato. Se avete comprato. Ha comprato, sì. Scrivete nei commenti se avete già acquistato l'uovo di Pasqua di Mare Fuori. Vogliamo sapere cosa avete trovato. Trovato. Esattamente. Aspetta, dobbiamo fare una magia. Rosa Ricci. Non fottere troppo. Rosa prima... Ricci, Rosa Ricci. Uè, è una bella luna. Per il follow. Quasi, è il momento fatidico. Ci siamo quasi. Intanto posso dire che i colori mi piacciono un botto di questa grafica. Perché no. Comunque c'è questo azzurro di Mare Fuori e soprattutto il rosa nero che sembra del Palermo. Quindi grazie. Abbiamo anche le scarpe che ci sono come simbolo nella serie TV di Mare Fuori. Scarpe appese, nessuno sa, ma quelle scarpe appese è per far prendere aria alle scarpe, quindi ci sarà una puzza di piedi in quelle celle. Ma quando mai? Vero, si appendono le scarpe alla finestra per fare arieggiare le scarpe. Sì. Andiamo ad aprire l'uovo di Pasqua ufficiale di Mare Fuori. Non vedo l'ora di scoprire cosa ci sarà. Innanzitutto assaggio l'uovo di Pasqua. Io non mi dai pizzicotto. Assaggiamo l'uovo di Pasqua e diamo un voto, esatto. Innanzitutto. Voto cioccolata. Non spoilerare perché mi ha. No, arrabbio. No, infatti non guardiamo. Non guardiamo. È rosa! Allora, l'uovo è rosa. Non è un baby shower. Lo so, però. Mi piace più della scorsa volta, 8. 7,5. 8. Pronto? Allora, guardo prima io. Oh, c'è... Ma l'altra volta non c'è... Ragazzi, c'è Oddio, cos'è? C'è un uovo di plastica. È rosa, non ragazzi. C'era. È rosa, io non nello ci scorso. Vedo. Allora, c'è un contenitore di plastica. Cosa rosa. Conterrà? È rosa. Perché è rosa? Non lo so. Rosa Ricci? Potrebbe essere. Sarà per questo. Mangio un altro pezzetto di cioccolato. Vale è super emozionata per Rosa Ricci, che è il suo personaggio preferito di Mare Fuori. Andiamo ad aprirlo. Guarderò prima io. Girati. Dimmi che c'è una cosa di Rosa Ricci, ti prego. Non guardare. Dimmi che c'è una cosa di rosa. Molto bello, devo dire, utile. Posso? E c'è scritto Rosa Ricci. Pittamolo insieme sto futuro. Pittamolo insieme sto futuro. Giuro. Pittamolo insieme sto futuro. È la cosa che preferisco. Un'agenda. Esagerata, allora, un po' tumace. Volevo via. Una cosa di Rosa Ricci. Un po' come. Però pittamolo insieme sto futuro e ci posso scrivere tutte le mie note. Non c'è bisogno di fare così. Manca a dirlo. Non ti puoi sentire male per un'agenda. Oh, devi scrivere le battute di Rosa Ricci. Però è carina, è molto 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 carina. Questo è utile perché ci sono anche le spille in queste uova. Le spille non servono tanto, ma questa sì. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se fosse così, lasciate un like, iscrivetevi e scrivete quale altre uova dobbiamo aprire quest'anno per Pasqua. Esatto. Grazie amici di YouTube, ci vediamo al prossimo video. Seguiteci anche nelle live di TikTok, perché in questo momento siamo in live su TikTok. Godita. E ragazzi di TikTok. Giornata. Ah, il momento copertina. E la copertina, no. Va bene, non puoi prendere un frame dall'inizio. Va bene, vai.